Amici telespettatori, buonasera, ci siamo. È venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata dedicata all'USB, alle problematiche occupazionali e non solo. Parleremo di Ilva, parleremo di polizia locale, ma parleremo soprattutto di una vicenda che ci sta a cuore, quella dei dipendenti della Tecno Messapia, azienda che agisce, opera all'interno come ditta dell'indotto di Leonardo, e moltissimi dei suoi dipendenti il 30 giugno, salvo miracoli, potrebbero perdere il proprio posto di lavoro, essendo già stata loro recapitata una bella letterina in cui si dice, il rapporto in cui Tecno Messapia dice, tra Leonardo e Tecno Messapia il rapporto si interrompe, Leonardo non ha più bisogno delle unità lavorative di Tecno Messapia, arrivederci e grazie. Questo per dirla in termini spiccioli, poi approfondiremo meglio. Alla faccia del contratto a tempo indeterminato che questi lavoratori hanno. Come vedete, oggi assistiamo alla precarizzazione assoluta. Ma andiamo subito a salutare i nostri ospiti, a cominciare da Francesco Rizzo, lui è il coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Salve Rizzo. E a seguire, dipendenti della Tecno Messapia, Giovanni Passa, caposquadra, Cristian Santoro, altro caposquadra, Loris Chirico, vice caposquadra, e a seguire Giorgio Romano, altro vice caposquadra. Buonasera. Dobbiamo ringraziare la splendida e storica ed elegantissima location che sta ospitando la puntata di questa sera, come già da parecchio tempo a questa parte. Mi riferisco alla tenuta Montefusco, una villa settecentesca che è stata completamente riattata e ora è di tutto di più, da ristorante, sala meeting, eventi, insomma, chi più ne ha più ne metta. È davvero una realtà che coniuga la storia alla qualità e alla eleganza. Ma poi nel corso della puntata parleremo ampiamente nelle varie parti di Polifemo, parleremo di questa realtà. Partiamo da Francesco Rizzo. Intanto, Rizzo, prima di addentrarci nelle problematiche di Tecno Messapia, USB è sempre pronta, dicevo, ad accogliere questa sofferenza, no? Queste sofferenze dei lavoratori. Evidentemente riesce a dare quel sollievo, quel sostegno, quel supporto che la famosa triplice dà solo in teoria e che poi evidentemente scende a giochi e giochetti di potere, ma siamo abituati. Ma su questo ritorniamo. Allora Rizzo, intanto partiamo dalla situazione Ilva, ArcelorMittal. Si è partiti da una, la vogliamo chiamare minaccia, una constatazione che ha fatto l'azienda: se noi arrivando noi circa 6.000 unità devono andare a casa. Poi si è cercato di ridurre il numero, poi il governo ha garantito. Lei, dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista proprio della sicurezza ambientale, come vede questa ArcelorMittal? Noi abbiamo già detto chiaramente al MISE, di fronte al ministro Calenda e al sottosegretario Bellanova, che non siamo assolutamente d'accordo con la cessione del gruppo Ilva a Mittal, anche perché poi nelle righe del piano industriale emergono tutta una serie di contraddizioni enormi che non lasciano speranza a un vero e proprio rilancio dell'azienda. Tra l'altro, come dire, lo schema che si usa è quello classico usato nelle grandi crisi industriali italiane, in cui con la scusa del rilancio, che non avverrà mai, si chiede, come dire, sacrificio ai lavoratori sia in termini numerici, quindi riduzioni sensibili che ad oggi sono 4.200, e poi durante la trattativa, come dire, probabilmente, però il governo ha detto nessuno verrà toccato. Non è vero, io l'ho detto personalmente a De Vincenti, perché è il classico schema italiano in cui i lavoratori, una parte dei lavoratori rimane nell'amministrazione straordinaria, che diventa la famosa bad company, quindi arriva a Mittal, sceglie dall'amministrazione straordinaria i dipendenti che
gli servono per avviare una nuova azienda, il resto rimane nella bad company, vivrà di ammortizzatori sociali per qualche anno con la promessa di fare le bonifiche che probabilmente non si effettueranno mai, e poi nel 2023 disoccupati. Questa è la storia, come dire, che in Italia va avanti da 20 anni. Dipendenti dall'Italia hanno subito le stesse sorti per ben due volte. La terza volta, come dire, hanno rifiutato, dicendo chiaramente no, uno secco al referendum che si è svolto nel mese di aprile, no a una logica che porta i dipendenti a pagare per gli errori effettuati da quelli che io definisco i, ecco, l'altra cordata, siccome ho in zuppa o il pan bagnato, l'altra cordata che garanzie dà, secondo me, più o meno dalla padella alla brace. Noi non abbiamo avuto modo di poter guardare i piani dell'altra cordata perché il ministro Calenda ha chiarito che le regole di gara non prevedevano, come dire, la possibilità di dare informazioni sul piano che i commissari hanno bocciato. Stranezze e anomalie ce ne sono tantissime. È un'operazione fatta in secondo me in una maniera molto poco trasparente, e tra l'altro i tecnici stessi del ministero incaricati di valutare i piani del ministero hanno definito il piano di Mittal incoerente, cioè, rispetto a i fabbisogni di Ilva. C'era quindi anche la questione delle quote europee, no? Che poi si sforava il problema dell'antitrust, ma ci sono, guarda, in questa storia ci sono tutta una serie di negatività su Mittal che a un certo punto fanno veramente pensare, no? Ma perché affidiamo lo stabilimento a uno che negli ultimi 20 anni in Europa ha fatto sempre la stessa operazione? Cioè, ha preso, ha promesso, ha dismesso, licenziato, ha ridotto lo stipendio, il reddito dei lavoratori, e alla fine, come dire, poi c'è la Marcegaglia. La Marcegaglia licenzia da una parte e poi entra. No, Marcegaglia, gruppo indebitato. È un po', mi perdoni Rizzo, come Teleperformance che fa? Licenzia e riduce, poi fa i manifesti che dice, in cui dice di assumere. Questa è una caricatura in salsa tutta tarantina. Sì, e la cosa che spaventa poi, tra l'altro, è che io credo che possiamo dire che tutta la vicenda Ilva poi fa capire chiaramente la scarsa, ecco, la limitatezza dei nostri politici. Noi, così come su Alitalia, così come su Piombino, che è una storia molto simile in Taranto, anche lì il governo affida ad un algerino le sorti di quello stabilimento, lui promette di rilanciarlo, il risultato è che dopo 2 anni non solo non si sono fatti investimenti, ci sono lavoratori in cassa integrazione, hanno dovuto ridursi il reddito del 30% dei lavoratori di Piombino, e la luce non si vede, tant'è vero che il governo pensa di intervenire nuovamente alla scadenza del biennio. Ovviamente perché l'Ilva è considerata un'azienda importante, strategica dal punto di vista nazionale, che questo carrozzone lo si vuole tenere in piedi a tutti i costi. Però c'è un fatto che, al di là delle vicende giudiziarie, al di là della mancata ambientalizzazione, che l'ambientalizzazione non viene praticata o viene praticata in misura molto marginale, potrebbe essere il mercato stesso a condannare l'Ilva. No, io non vedo una volontà da parte del governo di tenere in piedi il carrozzone. Beh, Renzi o Gentiloni è la stessa cosa, disse l'Ilva non si tocca, è un patrimonio nazionale. Ecco, di solito io da questo modello politico ho imparato che dicono una cosa per poi fare l'esatto contrario. Allora, se tu vuoi rilanciare lo stabilimento, noi abbiamo detto in tutta la lingua, quello è lo stabilimento più grande d'Europa. Si parla di bonifiche, ma chi può quantificare quante bonifiche, quanti miliardi di euro ci vogliono per le bonifiche? Cioè, lì parliamo di 50 anni di inquinamento incontrollato. Allora, noi abbiamo sempre detto che l'unico soggetto che può tenere insieme, come dire, il rilancio produttivo dello stabilimento, la questione delle bonifiche, la tutela della salute, è lo Stato, perché è l'unico soggetto, come dire, che ci può mettere miliardi di euro e può avere i bilanci in negativo, quindi non ci deve guadagnare. Il fatto stesso che la nostra politica continui a applicare lo stesso sistema che applica da 25 anni in Italia, cioè il sistema delle privatizzazioni, delle svendite e privatizzazioni, che hanno prodotto licenziamenti, fallimenti di aziende. Guardate, il caso di Alitalia è emblematico. Cioè, lì nel 2005 si dice che Alitalia pubblica
è un carrozzone, lo definiscono così, troppo pesante per le casse del pubblico. Interviene la famosa cordata sponsorizzata da Berlusconi, chiamata CAI se non sbaglio, in cui c'era Colaninno, c'era la Mercegaglia, c'erano i Riva tra l'altro, e loro si ripromettono, come dire, di rilanciare l'azienda del trasporto aereo nazionale. Il risultato è che dopo qualche anno questi qua praticamente non solo fanno miliardi di euro di debiti, dopo aver licenziato 10.000 lavoratori, non lo dimentichiamo, e dopo aver costretto quelli che sono rimasti all'interno della nuova Alitalia ad avere una sensibile riduzione del debito, del reddito. A distanza di qualche anno cedono l'azienda di Etihad, Etihad applica lo stesso schema, anche lì Etihad in 4 anni pare che abbia fatto 8 miliardi di euro di debiti. Allora qua il problema è uno: noi abbiamo una classe politica incapace di mettere in campo delle regole chiare e di assumersi le responsabilità di quelli che sono fallimenti, non dei lavoratori. Perché il paradosso di tutte queste storie poi alla fine qual è? Che ai lavoratori tu riduci il reddito, i lavoratori sono quelli che pagano in termini di posti di lavoro, i lavoratori sono quelli che ci rimettono anche la salute, e gli imprenditori, così come insegna la storia dell'Ilva, sono coloro che si riempiono le tasche, scappano, ecco, e poi fanno l'accordo come hanno fatto a Taranto, pagano 1,3 miliardi. Ma tutti hanno dimenticato che 6,7 miliardi degli 8 miliardi in cassa di deriva sono spariti. Ecco, Rizzo, io ho notato anche nella campagna elettorale che si è conclusa con la vittoria di Rinaldo Melucci che sulla questione Ilva non ho visto molta, chiamiamola, preparazione in materia. Tutti si sono trincerati dietro ambientalizzazione, contemperare ambiente e lavoro, questa pure mio nipote di 3 anni sa dire così, però non ho visto le idee molto chiare. Vabbè, poi lasciamo stare la cavolata che disse la Baldassarri, la copertura dei parchi minerari in 6 mesi è come dire che un bambino nasce dopo 10 giorni di gestazione, ma questa lasciamo perdere. Non ho visto molta, non è che forse La non adeguata competenza potrebbe renderci ancora una volta subenti? Ci sia molta poca competenza in materia da parte della politica nostrana, questo è abbastanza chiaro. Io poi a qualcuno dei politici candidati avevo suggerito durante le campagne elettorali di farsi, come dire, sussurrare nelle orecchie rispetto alla vicenda Ilva, ecco, di rapportarsi a gente che ne capisce di siderurgia, perché di cose strane sono state dette tante. Io credo che poi alla fine l'unica cosa vera sull'Ilva è che oggi non siamo nelle condizioni noi di prevedere, come dire, il rilancio dell'azienda. Quel piano che Mittal presenta, letto dal sottoscritto che ci lavora da 20 anni là dentro, io sono l'ultimo degli operai, però quando tu scrivi all'interno del piano industriale che riesci a fare 6 milioni di tonnellate con una sola acciaieria in marcia, tu stai dicendo qualcosa che non corrisponde alla realtà. Quando tu dici che per una sola acciaieria tieni 3 AFO in marcia con una macchina a colare poi che è ferma da anni, tu entri in contraddizione. Quando dici che vuoi chiudere una linea di agglomerazione delle due che hai in marcia per fare 8 milioni, stai dicendo l'ennesima. Ma tant'è vero che poi i tecnici, anche in base a queste caratteristiche previste nel piano, definiscono lo stesso piano incoerente. Quindi se tu mi chiedi ma dove si arriva, quello lo chiudo lo stabilimento. Cioè l'idea è: acquisisco lo stabilimento, mi prendo il porto di Taranto, che è l'unico vero interesse che mi sta là. Taranto la faccio diventare un centro servizi, faccio morire piano piano lo stabilimento portando gli altiforni a fine ciclo. Anche perché dal suo punto di vista non gli conviene investire 4-5 miliardi di euro nel rilancio produttivo di uno stabilimento che tra l'altro, come dire, avrà comunque problemi anche nel futuro con la magistratura. Quello è uno stabilimento che ha bisogno di anni e anni se si vuole rilanciare, e soprattutto ha bisogno di un imprenditore che non esiste, privato, che abbia a disposizione somme ingenti per fare un investimento a lungo termine. Ilva, il grosso problema di Ilva, che è previsto all'interno dell'AIA, è che noi abbiamo impianti vecchi di 60 anni e quando nell'AIA tu dici bisogna applicare le migliori tecnologie, lo dici rispetto agli impianti che tu hai, non dici le migliori tecnologie esistenti.
sul mercato, che vuol dire buttare a terra determinati impianti e ricostruirli per garantire la salute e il rilancio dell'industria. Ecco. Rizzo, un altro aspetto. La situazione oggi, proprio parlando in termini concreti, all'interno dell'Ilva. Voi come USB avete denunciato tantissime situazioni proprio di fatiscenza strutturale, per non parlare poi di episodi proprio ridicoli, la mancanza di provette, no, per le analisi delle urine, voglio dire uno stabilimento che letteralmente, voi avete dichiarato, sta crollando a pezzi. In tutta questa giostra, i commissari che stanno a fare a percepire migliaia di euro al mese? Sì, anche se io là c'ho una mia teoria, no? Perché noi sponsorizziamo la nazionalizzazione, diciamo che lo Stato è l'unico soggetto che ci può mettere le mani dentro, e il fatto che i commissari si sono comportati in questa maniera, come dire, fa dire a tanti altri soggetti, cioè, commissariamento non è nazionalizzazione, però è qualcosa di simile, il comportamento dei commissari è quello che tutti conosciamo. In realtà io credo che la politica nazionale non sia tanto stupida, cioè questi non è che sono impreparati, questi nella testa hanno la logica classica del neoliberismo, cioè bisogna prendere, svendere e affidare agli amici. E lì, da lì l'idea di mettere tre commissari che di siderurgia non capiscono nulla, perché hanno prodotto, quale risultato? Hanno prodotto il risultato che a un certo punto tu, gli impianti continuavano a marcire, andavano sempre peggio di prima, tu avevi, come dire, quelli che io chiamo i generi di prima necessità che scarseggiavano all'interno dello stabilimento, non avevamo le provette, non avevamo le siringhe, non avevamo i pezzi di ricambio, avevamo le auto ferme, ci sono stati momenti in cui non avevamo i guanti, i caschi, le tute per andare a lavorare, ma secondo me, come dire, è frutto di un processo che è stato voluto dall'inizio, per far scattare quel meccanismo mentale nella testa delle persone, per dire vogliamo, no, il nuovo che arriva, il padrone, perché quello risolverà il problema. In realtà chi arriva farà peggio di prima, perché guardate, c'è la storia, loro sono ripetitivi su questo, c'è la storia, ed è paradossale che l'Italia sia l'unica nazione, perché la Germania e la Francia non si comportano così, che continua a svendere le aziende, come dire, che sono di interesse nazionale. Cioè, noi pensiamo al fatto che abbiamo un governo che è incapace di produrre un piano di rilancio della siderurgia italiana. Noi pensiamo al fatto che il governo sia stato incapace, non abbia voluto, come dire, trovare una soluzione per la questione dei parchi minerari. Sono passati 5 anni, io l'ho detto a De Vincenti l'altro giorno. Cioè, non è possibile promettere, perché la prima promessa dei 6 mesi per la copertura parchi in realtà la fece Clini ad agosto del 2012. Disse noi in 6 mesi copriremo i parchi, io lo ricordo benissimo, una promessa che poi fu replicata più volte da altri soggetti politici, una promessa va mantenuta, una promessa che non manterrà neanche Mittal. Ecco, andiamo così in conclusione di questa prima parte, poi parleremo, come detto, della Tecno Messapia. Rizzo, Emiliano ha molto insistito sul discorso della decarbonizzazione come strumento per eliminare o ridurre ai minimi termini l'inquinamento. Però si è detto che con questo procedimento della decarbonizzazione sicuramente avremmo un acciaio impoverito, nel senso non come l'uranio impoverito, ma un acciaio di scadente, di bassa qualità, e che quindi renderebbe l'azienda ancor meno competitiva sul mercato. Ora non so se lei, che è un tecnico della materia, potrà... Io sono un addetto alle pulizie industriali, non sono un tecnico. Vabbè. Però a tutti coloro che dicono che Ilva produce acciaio di qualità, io dico forse non avete capito bene. Ilva ha sempre prodotto acciaio scadente. Con la decarbonizzazione sarebbe ancora se più... Se parliamo... No, noi abbiamo... Ecco, parliamoci chiaro. Noi facciamo una produzione di acciaio che... non è acciaio di qualità come quello che si produce all'asti di Terni e quant'altro. La questione di Emiliano, che come dire, appoggia palesemente Jindal, così come quella di Renzi e del suo governo che appoggiano palesemente Mittal, a me pare che sia diventata una questione politica. Cioè lì c'è stato, come dire, lo scontro politico fra i due soggetti sulla partita Ilva. Noi siamo, lo ribadisco, per la nazionalizzazione, perché noi pensiamo che il soggetto privato non possa, il soggetto privato farà i propri interessi, però anche qua, Mittal è più affidabile di Jindal?
No, per me è l'esatto contrario, perché se uno si sforza di ragionare, a un certo punto dice: Mittal è il primo produttore a livello mondiale, è il primo a livello europeo, ha il problema delle quote di produzione e quindi il problema dell'antitrust. In Europa negli ultimi anni non ha acquisito per rilanciare, ma ha acquisito per dismettere e prendere gli asset produttivi, come dire, e fare produzione con le aziende che ha in giro nel mondo. Jindal, forse è un poco più affidabile Jindal, perché Jindal è il primo produttore indiano di acciaio, ma non vende un grammo di acciaio nell'industria europea. Allora la domanda è: se io governo devo decidere anche sulla base del fatto che il soggetto deve essere un soggetto, come dire, credibile, diciamo che da questo punto di vista Jindal ha molto più credenziali rispetto a Mittal, sì, perché ha interesse a rilevare, ha interesse ad entrare nel mercato europeo, ha interesse a fare bella figura. Ecco perché l'investimento che Jindal avrebbe potuto fare, secondo me, sarebbe stato un investimento vero, teso, come dire, ad accreditarsi nel mercato europeo, dove, ripeto, Jindal non esiste. Bene, prima di passare alle fasce pubblicitarie dobbiamo ringraziare ancora una volta la tenuta Montefusco, questo ex convento del 1700, luogo ideale per celebrare matrimoni, cene di gala, convegni, incontri di lavoro, eventi culturali e di spettacolo. È un'antica, come detto, è un'antica masseria del 1700, situata sulla strada per San Giorgio e dunque a pochi chilometri da Taranto, circondata da querce ed ulivi secolari, immersa in uno scenario tipicamente mediterraneo. La masseria è espressione di una realtà storica rivisitata con eleganza ed armonia. Ma ora è il momento del tassativo. Alcuni minuti e poi saremo di nuovo con voi, perché apriremo la grande finestra sulla situazione occupazionale di Tecno Messapia. Non c'è davvero pace per il nostro territorio, il territorio ionico. E Rizzo, poi mi piacerà anche sapere il suo parere, perché si parla tanto di questi interventi del governo Renzi, un governo che guarda, lo chiamo governo Renzi perché per me Gentiloni è un pupazzo messo lì al posto di Renzi, quindi non è che cambi molto, politicamente parlando, pupazzo. E alla fine però Taranto è una polveriera, cioè si dice di aiuti per Taranto, si parla di contratto istituzionale. E voi avete visto qualcosa? Io vedo i ragazzi che stanno perdendo il posto di lavoro. Pubblicità. Bene, rieccoci, seconda parte di Polifemo. Siamo con gli amici dell'USB. Abbiamo appena finito di parlare nel corso della prima parte della questione Ilva con il coordinatore provinciale di Taranto di USB, Francesco Rizzo. Ora affrontiamo quest'altra tematica, le problematiche occupazionali di Tecno Messapia, azienda che opera nell'ambito dell'aerospazio, azienda appunto che fa parte dell'indotto di Leonardo, e per farlo a breve, a un certo punto, come detto all'inizio, a molti dipendenti, è stato detto: signori cari, il rapporto tra Leonardo e Tecno Messapia si interrompe, Leonardo non ha più bisogno di Tecno Messapia e quindi io, azienda Tecno Messapia, mi vedo costretto a salutarvi e dal 30 giugno andate a casa. Si sono rivolti a voi dell'USB, Rizzo, vediamo un po' cosa si può fare. No, noi siamo stati contattati da questi lavoratori che avevano già avviato, come dire, una sorta di protesta autogestita, tra l'altro, perché io quando mi sono avvicinato ho notato diverse giornate che sono andato da loro, ci sono tutte le sigle sindacali lì dentro, tranne che l'USB, però tutte le mattine da un po' di giorni a sta parte li raggiungo, non ho mai trovato, come dire, altre organizzazioni lì. È chiaro che loro sono i figli di quel sistema silenzioso che continua a produrre disoccupazione sul nostro territorio, a Taranto, non se ne parla. Sono 175. È giusto evidenziare, far emergere questa situazione davvero. Quindi quante persone rischiano il posto? 175. Eppure non voglio essere presuntuoso, Rizzo, ma se non l'avessimo fatto insieme, voi come organizzazione sindacale e noi come realtà mediatica, il silenzio. Nessuno sapeva niente. Io quando sono stato chiamato ero completamente all'oscuro.
Infatti poi il primo consiglio che gli ho dato, ho detto, raga, voi state, come dire, rischiando di, cioè, non avete più nulla da perdere, perché le comunicazioni sono partite e i giochi sembrano fatti, quindi a un certo punto la cosa che mi ha colpito è che nessuno ne parlava, quasi ci fosse una volontà di tenere, come dire, tutto no, sotto silenzio, che è il classico atteggiamento che la politica e un certo modello sindacale usano, soprattutto con i lavoratori dell'indotto, sia Ilva che in questo caso Leonardo. È un dramma, e loro sì, è un dramma, anche e soprattutto perché c'è l'obbligo non solo morale, ma anche perché ricordiamo che Leonardo è un'azienda dello Stato. Noi parliamo di cittadini italiani che dopo tanti anni, dopo aver, come dite, fornito un servizio eccellente, perché loro svolgevano per Leonardo una serie di attività molto molto particolari, si vengono a trovare, come dire, disoccupati dalla mattina alla sera con ricevimento di una semplice lettera in cui gli si comunica che il rapporto tra la Leonardo e la loro azienda si è conclusa, e in cui la loro azienda comunica a loro l'accesso alla mobilità, alla NASPI in questo caso, seguito del fatto che non c'è più lavoro, perché l'unica committente, l'unico lavoro che avevano era con la committente Leonardo. Cioè, paradossale sta cosa, ma è paradossale il fatto che la politica non si interessi proprio. Cioè, io quando sono arrivato ho detto, ma è venuto qualcuno, avete contattato? Loro hanno fatto una serie di passaggi, hanno chiamato un po' tutti. Penso che si siano rivolti anche al prefetto. Sì, buonasera. Vabbè, mi perdoni, facciamo finire Rizzo e poi daremo spazio a voi che siete io i protagonisti. Io ho approfittato il primo giorno che ci siamo visti, tra l'altro, ho incominciato a bombardare di telefonate dal sindaco di Grottaglie al neo sindaco di Taranto. Ho mandato una fotografia al Presidente della Regione dicendo, cioè, ci sono 175 lavoratori, ma qua nessuno se ne interessa. Poi abbiamo chiesto, come dire, un incontro, ci ha risposto il risorso Emiliano tramite SMS, ha detto vi convoco, cerco di convocarvi subito. Però ecco, la cosa che colpisce a un certo punto è tutto passava sotto silenzio, come se a perdere il lavoro fosse non lo so, una persona non meritevole di lavorare. O fosse un numero esiguo, anche se ovviamente la dignità del lavoratore, le lotte per la difesa del posto di lavoro vanno fatte tanto se ci sono poche unità a rischio, tanto quanto se le unità a rischio sono 170, 200, quello che sia. Quello che ti colpisce in questi casi, che sembra non c'entrare niente, ma in realtà è molto, come dire, simile alla vicenda Ilva e a tutte le altre vicende, no? Delle crisi che le varie aziende soffrono sul territorio locale e quello nazionale, è il fatto che la politica non sta ragionando più su come creare posti di lavoro, questi ragionano su come sulle coperture. Cioè, quando un ministro dice, riguardo a quello che dicevamo prima, no? Nessuno perderà il lavoro, De Vincenti. Ma in realtà anda in cassa integrazione. Io l'altro giorno ho fatto una battuta, ho detto, cioè, è vero che ci sono 40 anni di contraddizioni, ne ho viste tante, mi stanno facendo rimpiangere Berlusconi queste qua. Io mi ricordo quando ci faceva le campagne elettorali e prometteva 3 milioni di posti. D'altronde la vittoria del centrodestra alle ultime amministrative, no, tranne Taranto, che ormai è un'anomalia sul piano nazionale, ma dico, mi diceva un mio amico, dice, la gente, questa... La sinistra si è abituata a fare politiche di destra e a tal punto che ora la gente vota direttamente a destra, fa prima a votare direttamente a destra. No, ma io ricordo le campagne elettorali di Berlusconi negli anni di fuoco, in cui prometteva milioni di posti di lavoro. Infatti io la sera, no, sul tardi cercavo di trovare per vedere che numero sparava. È paradossale che invece oggi ci troviamo in un governo di sinistra, di centrosinistra, che ti dice in maniera spudorata, non ti preoccupare, c'è la cassa integrazione. Ma poi la cassa integrazione finisce. E quando è finita, poi, oltre al ridimensionamento economico, no? Ma al di là, no? Ma a parte il fatto che poi finisce, cosa fai? Essere collocato in cassa integrazione per uno che si ritiene lavoratore non è dignitoso. Perché noi siamo lavoratori, noi ci alziamo la mattina e vogliamo andare a lavorare, percepire uno stipendio, come dire, al pieno. E non essere come mantenuti dallo Stato, perché poi la logica che questi portano avanti qual è? Ti do un po' di cassa integrazione e poi alla fine vedi tu che devi fare. Non c'è nessuna politica seria e vera, sia di rilancio occupazionale che di tutela dell'occupazione stessa. Andiamo ora a parlare di questa vicenda con loro che sono
purtroppo i tristi protagonisti ai loro e ai noi. Giovanni passa caposquadra. Questa brutta sorpresa, questa lettera è arrivata, si diceva, quasi come un fulmine a ciel sereno. Ma voi avevate già preavvertito qualcosa e vi eravate, mi perdoni, vi eravate già preallertati, nel senso che quali passi avete fatto per scongiurare che si arrivasse a un esito così deleterio? Allora, da premettere che noi militiamo con Leonardo da 5 anni, da premettere che abbiamo prima una commessa, ci è stata tolta e abbiamo preso quest'altra commessa, abbiamo lavorato in discrepanze. A premettere che la tecnomessa è arrivata a un tetto massimo di 380 unità. A premettere che da queste 380 unità siamo scesi mano a mano e adesso siamo a 170 unità che stanno andando a casa, di cui 70 di queste 170 sono già in cassa integrazione da gennaio. E in tutto questo... Perde in termini economici? Quanto si perde con la cassa integrazione in termini economici? Forse un terzo più o meno? Sì. Quindi voi avete uno stipendio medio? Vabbè, noi uno stipendio medio quale sarebbe? Noi siamo i fortunati che ancora abbiamo avuto fino all'ultimo giorno. No, no, dico uno stipendio medio di quanto è? Uno stipendio medio della Tecnomessa è sui 1.300, 1.400. Quindi andando a togliere diciamo un 400 euro rimangono 800-900 euro. Da premettere che c'è la Tecnomessapia non è che dice che è morta in poco tempo, la Tecnomessapia ha avuto il tempo di morire piano piano, e il fatto è che nessuna istituzione, sapendo quello che sta succedendo, ci ha dato una mano. Noi da cuor nostro siamo andati a chiedere ai nostri politici della provincia, abbiamo chiesto, ma sentite, ci date una mano, ci aiutate. La cosa più brutta è che ogni politico ci ha detto, noi già lo sapevamo. E non hanno fatto nulla. Io e loro già lo sapevano e guardavano il sole. Noi con tutti i politici che abbiamo parlato, con tutti quanti, dicevano, noi già lo sapevamo, noi già l'avevamo previsto. Ecco, noi già. Vi siete rivolti al prefetto? Sì. Cosa ha detto il prefetto? Il prefetto si sono rivolte le altre sigle si sono rivolte al prefetto di Brindisi, perché comunque per quanto noi sappiamo l'azienda è brindisina. Perciò comunque hanno parlato con questo prefetto, hanno fatto anche la richiesta comunque di parlare in Confindustria. No, da noi stiamo da oltre a 10 giorni che stiamo da fuori allo stabilimento, abbiamo chiesto anche un incontro con Emiliano, abbiamo chiesto tutto quanto. Cioè a noi comunque ci stanno facendo morire senza accorgercene. Cioè, nel silenzio, un silenzio assordante. Cristian Santoro, altro caposquadra. Buonasera. Buonasera. E intanto devo dire che la cosa che mi stupisce è che anche l'uomo della strada, no? Aprendo un giornale, sfogliando un giornale, forse non si è mai visto un trafiletto o comunque è stato dato pochissimo spazio a questa vicenda. Non c'è stata da parte dei soggetti interessati una levata di scudi, no? Santoro. La politica non ha fatto nulla? No, non ha fatto assolutamente nulla. Noi stiamo da giorni a lottare fuori per gridare, perché noi... Lei di dov'è, Santoro? Di Francavilla Fontana. Mentre lei passa... Di Francavilla, però possiamo dire che comunque c'è stato più movimento mediatico nel Brindisino. Io parlavo di Taranto. Ecco, però, tornando al discorso, Santoro, e quante unità tarantine sono? Quante ci sono di tarantine? Una parte di ragazzi che vengono dalla provincia di Brindisi, una parte che vengono dalla provincia di Taranto, però a Taranto, come dire, non è appunto, infatti nulla, quello sto dicendo, quindi noi abbiamo proprio una classe politica, ecco perché io lo dico, che noi siamo schifati da tutta Italia, è la verità, non bisogna nasconderci non dobbiamo nascondere la polvere sotto il tappeto, no? Perché consiglieri regionali, non lo sanno neanche, io... Sapete cosa devo fare? Mi devo divertire. Devo andare in consiglio regionale col microfono e prendere uno per uno i consiglieri regionali, magari anche quello del Brindisino, del Tarantino, e dire, scusi, ma mi dice qualcosa di Tecnomessapia? Sarà risposto proprio per dire l'indifferenza. Sapranno anche cos'è,
No, sì. Appunto. Ma ripeto, è un caso veramente che da un lato chiaramente mi dispiace, però dall'altro professionalmente e umanamente mi onora, perché significa che almeno nel nostro piccolo cerchiamo di far emergere una realtà vergognosa. E quello che noi possiamo confermare, scusate solo però, è quello che noi possiamo confermare, che io posso confermare, è quelli che ci hanno ucciso a noi è la politica. Perché noi quando abbiamo parlato con i politici, perché tempo, cosa diceva? Lei tempo, si rivolge, vi siete tempo, rivolti a chi? Consiglieri regionali, parlamentari? Cosa hanno detto? Che hanno detto che loro sapevano la nostra vogliamo situazione. Vogliamo fare nomi e cognomi? Noi sì, possiamo fare. Vogliamo dire, mi sono rivolto al consigliere regionale Pinco Pallino, mi sono rivolto al parlamentare, al deputato e al senatore Pinco Pallino, diciamo, perché poi staniamo questa gente, perché con tutto il rispetto, quando un consigliere regionale prende 8.000-9.000 euro al mese, quando un parlamentare della Repubblica prende 15.000 euro al mese, scusate l'espressione volgare, ma buttasse il sangue e si impegnasse per questa gente, almeno si impegnasse. Cioè, questo è vero. Cioè, io non voglio mettervi in difficoltà, ma quali sono stati i soggetti cointeressati? Perché mi piacerebbe sapere da loro delle risposte, perché poi ci rivolgeremo a loro e dire: amico, Tizio e Caio, tu cosa hai fatto? Hai preso il caso, hai detto, hai dato la pacca sulle spalle, hai detto mi dispiace, che peccato, e poi te ne sei andato a festeggiare la bella vita? Sì, sì, sì. No, comunque in questi giorni che noi siamo stati a presidiare Grottaglie, c'è stata inizialmente, comunque non abbiamo avuto nessun risponso da nessuno, poi ci siamo rivolti a una rete locale comunque di Francavilla, e questa, dopo che abbiamo fatto dopo che hanno fatto delle determinate hanno detto delle determinate cose sui nostri politici locali, più di qualcuno si è sentito punto. E da quel momento in poi abbiamo visto proprio la passerella di tutti quanti i nostri fantastici politici, che chi è venuto da noi là davanti a dirci la sua pappardella, io lo sapevo, ma vi posso aiutare, dobbiamo chiedere delle interrogazioni parlamentari, facciamo quello, dobbiamo spostare, cioè solo okay. Esclusivamente no, deve avere il microfono Rizzo, ne dispiace? Così microfoniamo. Ah no, sono già muniti, benissimo. Perché vedete, abbiamo una platea vasta. Vorrei vedere quante altre emittenti, anche di quelle che passano per chissà chi, danno spazio ai lavoratori in questi termini. Io conosco qualche conduttore che ormai si è fatto vecchio, si vede anche fisicamente, e ripete, non si scialacqua, si bea così, vantando, studiando strategie, ma poi alla fine questi sono, il giornalismo è quello di strada, quello che tocca i problemi con mano, dicevo. Allora, premettendo che le interrogazioni parlamentari sono state fatte. Sono state fatte 3 o 4, giusto? Ragazzi? Avvicini il microfono. Sono state fatte 3 o 4 richieste direttamente in Camera e in Senato, rivolgendosi in primis alla Teresa Bellanova, che si è lavata completamente le mani. Lei che è un ex bracciante, che dovrebbe essere a maggior ragione vicina alla sofferenza, dal momento che lei non è che viene da Oxford, ma viene dalla Zappa. Dalla Zappa. Proviene direttamente da Celia Messapica. Rizzo, mi divertirò con questi personaggi, con De Vincenti, con la Bellanova, con Pelillo, perché l'ho trascurato un po', ora riprendiamo. E allora? Ci è stata fatta anche una denuncia da parte del senatore Iurlaro all'antitrust, che a quanto so io non ha avuto mai nessuna risposta in merito, quindi è andato tutto in silenzio, e quindi non si è saputo più nulla del caso. C'è il silenzio totale da parte di, non delle istituzioni del Brindisino, che a quanto pare qualcosa l'hanno fatta, ma dall'altra parte i piani alti se ne sono completamente disinteressati. Ma non riesco, Santoro, ma lei pensa che questo disinteresse sia una questione proprio di incapacità, di superficialità, di menefreghismo, o potrebbe esserci qualcos'altro? Perché cioè, vedere, io faccio il paragone, no? Un medico vede un paziente morire e non interviene,
Perché lo fa? Perché lo vuole vedere morto o perché è proprio incapace? Boh. Per me ci può essere sia incapacità e sia che la situazione è abbastanza difficile da gestire. Quindi non riesce, non riuscirebbero a... Non riescono a gestire perché le capacità non sono tante, allora non riescono a gestire bene la situazione. Ecco, gli altri sindacati cosa hanno fatto? Gli altri sindacati si sono... Quelli che si profumano, no Rizzo, CGL, CISL e UIL, che siedono ai tavoli romani, tavoli in cui spesso voi non siete, anzi quasi mai, resi partecipi, no? Voi siete quelli brutti, sporchi e cattivi. Sì, sì, sì. Siete considerati, non è che siete, siamo per l'amor del cielo, lungi da me. Forse lo siamo pure, non lo so. No. Se siete belli o brutti lo facciamo decidere al gentil sesso. Sporchi non mi sembrate perché siete puliti, cattivi neanche. Quindi. Sul sindacato abbiamo sempre detto, questa vicenda parla abbastanza chiaro, no? Io quando li ho conosciuti, la prima cosa che gli ho detto è vi stanno portando a spasso. Cioè vi dicono di stare ad interessarsi, in realtà il fatto che non ci sia, non se ne parli, che nessuno sappia che 175 lavoratori in una città che ha 190.000 abitanti, cioè tra l'altro non è un'azienda che sta a Roma dove ci sono 5 milioni di abitanti, allora come dire è quasi nella normalità che ci sia 175 lavoratori che rischiano il posto. Parliamo di una città che ha un numero esiguo di abitanti e una ditta come dire che ha 175 dipendenti, una ditta come dire medio grande per il territorio tarantino, sta soffrendo questa condizione. Cosa hanno fatto gli altri? Secondo me li hanno portati a spasso, perché tante cose si potevano fare e il fatto che si arrivi al termine della vicenda senza che i lavoratori, come dire, abbiano avuto la possibilità di mettere in risalto la loro situazione agli occhi dell'opinione pubblica è abbastanza chiaro. Sulla questione politica volevo fare una battuta. Noi abbiamo, secondo me, una classe politica incapace proprio di ragionare, ho detto prima, sul fatto che bisogna tutelare l'occupazione. Limitata, non vorrei dire mentalmente, ma molto limitata, diciamo politicamente. Il ruolo del politico, come lo intendo io, ecco, prima si sono fatti dei nomi, no? Cioè, uno di il ragionamento qual è? Il politico perché sta lì? Dovrebbe tutelare il cittadino. Dovrebbe. Perfetto. Io non vedo mai una presa di posizione rispetto a questo. Cioè, io mi aspetto, fossi io, non lo so, un viceministro, un politico, come dire, una figura istituzionale, cioè io mi porrei, io veramente chiederei lumi all'amministratore delegato della Leonardo, cioè non si può con tanta leggerezza buttare in mezzo a una strada 175 famiglie, poi ragazzi giovani, gente che si è sposata, che ha figli piccoli, che hanno un mutuo magari, cioè, sulle spalle, che quindi chiaramente persone che hanno delle scadenze. Vivono in un territorio, tra l'altro, che non offre altre possibilità di lavoro. Ecco, Rizzo, e il grande guerriero Emiliano? Emiliano l'abbiamo contattato pure qua, io lo dico. Cioè, il Presidente della Regione, io mi aspetto, visto che la Leonardo è sul territorio regionale, io mi aspetto che prenda una posizione netta, così come il sindaco di Taranto. Cioè, la politica deve fare la politica. Prima quello che se n'è andato scriveva le letterine. Speriamo che il nuovo... La politica intesa come la intendo io sono gli uomini che rappresentano i cittadini comuni e devono avere, scusa il termine, le palle anche di schierarsi contro i poteri forti e di dire stai sul territorio nostro, devi rispettare i nostri lavoratori e non si perdono i posti di lavoro perché Leonardo ha deciso, tra l'altro Leonardo poi deve spiegare perché alcune ditte d'appalto le ha messe fuori e ha internalizzato i lavoratori, con questi lavoratori questo ragionamento non si fa, là ci viene come dire il dubbio che ci siano tutti quei meccanismi strani, perché il vero problema della classe politica italiana è che purtroppo, come dire, è ammanigliata con le lobby. E beh, è chiaro. Cioè qua non si parlava dei rumeni, dei lavoratori. Ora ne parleremo assunti, perché noi non vogliamo fare razzismo, però io dico prima facciamo mangiare, no? Facciamo vivere. No, non è questione di razzismo, però appunto, a un certo punto se tu usi i lavoratori rumeni perché li devi sottopagare, li devi sfruttare, certo, in cambio del fatto che devi mettere una condizione, come dire, debolezza ai lavoratori che stanno sul territorio, questo, come dire, è una cosa che... Okay. E allora, dobbiamo sempre ringraziare la tenuta Montefusco. Non è una questione pubblicitaria, ma la struttura è bella perché
ripeto, vedere una realtà storica riqualificata. Immaginate se nella nostra Taranto noi avessimo tante realtà come queste, penso nella città vecchia, che venissero completamente riattate e divenissero luogo di accoglienza. Beh, bisogna avere imprenditori con le palle, è il caso di dire, però questi imprenditori ovviamente devono avere anche un supporto istituzionale, altrimenti se io investo in Città Vecchia e il sindaco uscente o nel borgo Umbertino, il sindaco uscente Stefano, il sindaco cessato quasi dal suo incarico, dice la domenica non svuotiamo i cassonetti perché tanto c'è poca gente e risparmiamo, significa che io ristoratore, io albergatore, devo fare la mia attività tra la munnezza, come si suol dire. Bene, e dicevo, ringraziamo la tenuta Montefusco. Per chi è amante e cultore della bellezza, è impossibile non provare emozioni quando, al calar del sole, tenuta Montefusco si immerge in un gioco di colori. Luci naturali e luci artificiali interagiscono e trasformano il parco e l'intero complesso in uno scenario fiabesco, in particolar modo è la grande corte dell'ulivo che si inonda di questa magica atmosfera. E per gli sposi, tenuta Montefusco riserva la suite di miele, appunto, per la prima notte di nozze. Bene, ora ce ne andiamo in pubblicità. Sentiremo gli altri amici di Tecnomessapia. A tra poco. Bene, rieccoci, un Polifemo, terza parte, un incontro con appunto USB. Abbiamo parlato di ILVA, stiamo approfondendo le problematiche di Tecnomessapia e parleremo tra un po', nell'ultima parte, parleremo anche delle problematiche della polizia locale, perché ora col nuovo sindaco, con la nuova amministrazione, questi problemi si porranno sul piatto, sul tappeto e dovranno essere affrontati. Allora, riprendiamo il nostro discorso, la nostra chiacchierata. Abbiamo sentito alcuni dipendenti, abbiamo sentito prima Giovanni Passà, abbiamo sentito Cristian Santoro, ora è il turno di un altro dipendente, lui Loris Chirico, appunto, che è un vice caposquadra. Allora, Loris Chirico, c'è anche una discriminazione, perché molte ditte sono state internalizzate. Voi invece di Tecnomessapia evidentemente non avete santi in paradiso, siete figli di un dio minore, anzi questo dio proprio è scomparso, non vi protegge, nel senso che, torno a ripetere, questa morte, questa agonia di 175 dipendenti così volge all'oblio nel silenzio assoluto. Noi siamo, noi siamo stati la ditta che, a differenza delle altre, abbiamo fatto 12 ore, cioè abbiamo dato molto per Leonardo. E alla fine, cioè, la nostra protesta è proprio per questo, cioè che alla fine non ci stiamo andando a casa senza... Ecco, è importante, io dico sempre, alcuni sono di Taranto, altri di Francavilla, ma comunque più o meno ci capiamo, no? Con l'espressione dialettale, io dico sempre... Cioè non si squascia, non si aggiusta, no Rizzo? Cioè io dico che una protesta forte, vibrata, educata, ma civile, rispettosa della democrazia, ma dura, uno sciopero, una manifestazione, un sit-in, come fanno i francesi, quelli sì che hanno gli attributi, beh, io penso che se si facesse ferro e fuoco, in senso metaforico, altrimenti istigazione, ma dico una presa di posizione forte da parte dei dipendenti, potrebbe quantomeno svegliare certe coscienze completamente intorpidite. Magari prima che fanno l'ennesima riforma e ci negano completamente il diritto di sciopero, visto che stanno ormai in queste ore che vogliono riformare nuovamente. Vabbè, noi viviamo in una nazione dove i diritti dei più deboli non esistono, anzi, i più deboli i diritti non ce li hanno. Basti pensare al fatto che l'amministratore delegato uscente dalla Leonardo Moretti. Moretti è andato via con qualche decina di milioni di euro di liquidazione,
qua parliamo di gente che ha perso il lavoro e guadagnava 1200 euro al mese. Cioè c'è una discrepanza. Stiamo parlando di ragazzi di sui 30 anni. Quanti anni ha lei? 29. 29. 23. 30 all'ora. Siamo nella media dei 30. Sì, è l'assurdità, come dire, della nostra classe politica è proprio questa, è la differenza probabilmente con quello che ha preso Moretti come liquidazione. I 177 lavoratori potevano lavorare tranquillamente versandosi stipendi e pagandosi contributi per una decina d'anni, credo. Cioè siamo nell'assurdo più totale. Siamo gestiti da una classe politica, come dire, che non tiene in considerazione il fatto che la vera forza delle aziende, la vera forza del nostro paese sono i lavoratori. Cioè noi stiamo ragionando sul fatto che ognuno deve arrangiarsi, quel tipo di politica, come dire, che qualche anno fa, come dire, qualcuno faceva, e stiamo ragionando sul fatto che i lavoratori non devono avere più diritti, perché ripeto e ribadisco, il fatto che passi sotto silenzio il dramma di questi lavoratori e che nessuno se ne occupi è un fatto voluto sia da parte di un certo modello sindacale e anche e soprattutto di un certo modello politico. Però il modello sindacale, quello arcinoto della triplice, che interesse avrebbe a non far emergere una situazione del genere? Ma è connivente, allora, quello schema politico si regge con quel tipo di sindacato, sono la stessa cosa, questa è la realtà. È spalleggiato. Cioè, ma se noi andiamo a prendere i vari accordi, come dire, truffa, sulla pelle dei lavoratori degli ultimi anni, cioè firmati sono sempre le stesse organizzazioni. C'era qualcuno che a un certo punto parlava apertamente di sindacato complice, no? Sì. Qualche anno fa, il governo Berlusconi diceva chiaramente qual è il ruolo che loro disegnavano per il sindacato. In realtà, come dire, noi stiamo vivendo i giorni in cui il sindacato confederale è diventato il sindacato complice. Non si reagisce. Io la cosa che ho notato, dire, cioè, ma voi dovete fare qualche cosa, no? Poi loro mi hanno spiegato, mi dice sì, mi hanno detto, sai, l'incontro, la cosa. Anzi, c'è stata una scena poco ridicola. Io ho visto che si sono avvicinate due persone con una macchina, erano della Digos, forse di Brindisi, perché i grottagli. Chi parla sempre deve usare il microfono. E a un certo punto gli hanno detto a loro che stavano fuori sotto il sole a 40 gradi, che si erano coperti sotto una tettoia in prossimità dell'entrata dello stabilimento, ma non davano nessun fastidio. Si sono avvicinati e hanno detto pure, ma sai che qua non potete stare. Cioè, l'assurdità. Cioè viene richiamato al rispetto delle regole sciocche che non fanno, come dire, male a nessuno, però a un certo punto nessuno si pone la domanda di che fine faranno i lavoratori quando non percepiranno più lo stipendio. Cioè noi siamo il paese delle contraddizioni e la politica, come dire, la nostra politica rappresenta bene la confusione in cui vive il paese Italia. Corizzo, molti tavoli rappresentativi delle forze sindacali, voi chiaramente siete scomodi e venite esclusi. Ovviamente poi c'è tutta una questione di diritti sindacali calpestati, no? Che penso starete facendo valere nelle sedi opportune, nelle sedi legali. Queste esclusioni come avvengono? Perché spesso noi prendiamo atto di vostri comunicati in cui denunciate questa soppressione di esercizio di attività. Lo schema è semplice. Fin quando in Italia non ci sarà una legge, perché loro non la vogliono la legge, manco i sindacati confederali, così come non la vuole il governo, una legge vera sulla rappresentanza, è chiaro che ogni volta che il padrone potrà avere la possibilità di scegliere con chi parlare, sceglierà sempre di parlare con il sindacato, come dire, più accomodante. Questa è la verità. Perché lì il meccanismo è uguale, loro usano le paroline, il sindacato più rappresentativo, ma noi sull'IVA siamo rappresentativi. E c'è, con dire, il tentativo continuo di escluderci, poi non ci riescono, perché mo, parliamoci chiaro, abbiamo maturato una forza tale su Taranto e l'USB in generale sul territorio nazionale in tante vertenze è presente, come dire, anche se il tentativo di escluderci è continuo, ultimamente ci riescono di meno, però quello è l'intenzione, è quella. Sì, ma c'è anche un fatto positivo legato a questo atteggiamento.
Se loro non avessero paura di USB e delle idee che USB porta in campo, non avrebbero timore di averci al tavolo. Cioè il fatto di averci, come dire, di escluderci, questo ci fa capire che vi rafforza anche. Stiamo lavorando bene, soprattutto a differenza degli altri abbiamo idee innovative. Io ricordo i tre ministri che si sono succeduti all'indomani del referendum di Alitalia, dove noi indicavamo ai lavoratori di dire no, ponendo, come dire, come soluzione la nazionalizzazione, che parlavano per giornate intere dicendo no, si esclude la nazionalizzazione, non si può fare, le regole europee molto strane, che non prevedono di poter salvare i lavoratori, perché di quello parliamo, mettendoci i soldi pubblici, che sono i soldi delle tasse dei lavoratori stessi, perché lì interviene l'Europa e l'Europa si arrabbia, non si possono salvare i lavoratori. Però poi l'Europa non si arrabbia quando diamo 17 miliardi di euro alle banche venete per salvarli, e lì non stiamo nazionalizzando le banche, perché è paradossale sta cosa. Noi nazionalizziamo il debito che i privati hanno prodotto, ricostituiamo le banche e le riconsegniamo agli stessi soggetti che hanno rovinato, come dire, le banche stesse. Andiamo dagli altri amici. Allora, dicevamo, Loris Chirico, come ti senti? Cioè, la domanda è scontata, però questa è una realtà in cui, mentre in altre città del nord, mi dicevano alcuni amici di Milano, nei vari settori esiste un turnover, no? Nel senso che tu esci da un'azienda ed entri in un'altra, c'è uno scambio, c'è un mercato aperto, e quindi bene o male comunque riesci sempre a mantenerti a galla, soprattutto se hai una professionalità. Qui a Taranto, nel momento in cui esci da un'azienda, hai finito di vivere. Infatti è proprio quello che stiamo chiedendo alla regione, cioè Leonardo, no? Almeno integrato, cioè, di occuparci un altro posto. Certo, andrebbero queste professionalità, perché qui si parla tanto, no? Si parla di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, tante belle parole, no? Per far trovare il lavoro, no? Per rendere, per formare anche, no? Per dare una formazione a chi appunto ha perso il lavoro e vuole immettersi. Qui invece in questo caso proprio, cioè, dovremmo evitare che questa gente vada a finire in quel baratro, in quel pozzo senza fondo che si chiama disoccupazione. Io reddito di cittadinanza, poi la storia dice che quando l'USB non si chiamava USB ma era un'agglomerazione di organizzazioni di base, tanti anni fa, a un certo punto, tramite Luciano Vasapollo, si teorizzò il famoso reddito di cittadinanza, che come dire, la quota minima che ogni cittadino dovrebbe avere per poter sopravvivere sostanzialmente. Poi è chiaro che, ritorniamo a quello che dicevamo prima, il compito della politica qual è? Quello di generare lavoro. Noi oggi invece assistiamo, come dire, a una contraddizione enorme, cioè in realtà la politica non genera lavoro, anzi produce licenziamenti, esuberi, non interviene quando dovrebbe, non fa sentire, come dire, non è un caso che viviamo in un paese dove un imprenditore si alza la mattina e decide autonomamente di varare un contratto per la propria azienda, obbliga i dipendenti e il sindacato a sottoscriverlo con la minaccia del licenziamento. Sto parlando della Fiat, cioè abbiamo un paese in cui al datore di lavoro è concesso tutto, ai lavoratori praticamente non è concesso più niente. Adesso, se vanno in continuità con quello che hanno detto e fanno la limitazione anche al diritto di sciopero, io penso che veramente siamo arrivati, come dire, a toccare il fondo. Mi auguro che il sindaco di Taranto, il neo sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che è imprenditore, quindi sindaco imprenditore, comprendano queste realtà. Io mi auguro che tu... appena sia ancora deve insediare, appena arrivato, quindi massimo rispetto, augurio di buon lavoro, però dico, ecco, la campagna è un imprenditore, dovrebbe essere più aperto. La campagna elettorale è finita e quindi, al di là, io sono uno di quelli che pensa che poi le cose bisogna metterle. Adesso il compito di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, è quello di incominciare a dare risposte serie a tutte le crisi che noi stiamo vivendo sul territorio, che sono tantissime. Cioè noi viviamo in una città, in un territorio che è martoriato non solo per la questione ambientale, per la salute, ma anche e soprattutto, come dire, orfano di posti di lavoro. Cioè c'è un'economia che negli ultimi anni
Sono dati che di qualche mese fa, dice che a Taranto chiudono, hanno chiuso migliaia di negozi, migliaia di attività. Questo è segno, come dire, del fatto che i soldi non girano più. Il compito della politica è quello di rilanciare, di mettere in campo dei meccanismi di sostegno alle famiglie che sono disperate, di sostegno ai lavoratori che perdono il lavoro, ma non, ripeto, con gli ammortizzatori sociali. La politica deve fare la politica, deve intervenire, deve pretendere, deve trovare le soluzioni. Loro stanno lì per questo. Sentiamo Giorgio Romano, altro vice caposquadra. Romano, il suo stato d'animo, il suo pensiero, la sua delusione, no? Io da tarantino sinceramente mi vorrei, e lui è un tarantino, riallacciare al discorso dell'abbandono totale di queste istituzioni che fa male per un tarantino, magari fa ancora più male. Perché alla fine ci troviamo, che Leonardo si trova in un territorio tarantino, quindi vedere che si va a Brindisi, si va alla prefettura di Brindisi, c'è solo Brindisi che se ne occupa, sinceramente non riesco a capire il motivo. La situazione per noi e i lavoratori è drammatica, io le posso fare il mio esempio di famiglia, c'ho una bambina disabile, quindi non mi posso permettere di non continuare a fare terapie, di non quant'altro, ho fatto un esempio, come ce l'ho io i problemi, penso che ce l'hanno tutti. Quindi questo gioco sporco che si fa a scapito del lavoratore sinceramente non piace, quindi siamo disposti a fare tutto, no? Sempre nell'ecito e nell'educazione. Dico una parola forte, la politica molte volte fa schifo, sottolineo, fa schifo. Perché non considera questi drammi, no? Il politico, la maggior parte, però diciamo l'80%, il 90%, si ricorda di te quando deve chiedere il voto e quindi comincia a chiamarti, comincia a sollecitarti, il tuo nome viene messo in dei database in cui vengono, no, schedati gli elettori, perché tu porti tot voti, tu c'è una bella famiglia ricca, e poi non lamentiamoci quando c'è l'astensionismo, non lamentiamoci, perché poi la gente dice alla fine siamo tutti più o meno gira e volta, siamo allo stesso livello, centrodestra e centrosinistra ormai sono due facce di una stessa medaglia. I 5 Stelle hanno voluto far vedere qualcosa, però poi quando si sono trovati a governare città importanti, a passare dall'altra parte, penso a Roma, lì è emersa l'incapacità, fermo restando che poi ci sono due dittatori folli, a mio avviso, che sono Grillo e Casaleggio. Voglio dire, quando a Taranto al ballottaggio il 25 di giugno va a votare solo il 32% degli elettori, qualcosa significherà, no Rizzo? Io veramente stavo pensando, perché a sinistra hai detto delle cose, a destra delle altre, sul Movimento 5 Stelle mi verrebbe da dire, te lo dico in tarantino, ma tu cucciaste. No, sono di quel 68% che non vota proprio. No, il dato, lo scollamento che c'è fra la politica e i cittadini è enorme. Questo è un dato nazionale che poi a Taranto, come dire, viene addirittura amplificato. Però ecco, il fatto di fare politica poi a un certo punto ti dà anche la responsabilità di trovare la soluzione e di riportare al centro le persone. Credo che noi stiamo vivendo una crisi politica profonda da anni oramai, proprio perché c'è stato l'isolamento del cittadino comune. Cioè il fatto che la politica non abbia pensato alle esigenze delle persone comuni, delle persone normali, ma si sia sempre più interessato, come dire, ai centri di potere. Io spero, da tarantino lo dico, che ci sia un'inversione di tendenza. Credo che nella vita si possano fare gli errori, io sono uno di quelli, certo, che ha fatti tantissimi e continuo a farli. Però credo che tutta la classe politica oggi di Taranto ha una responsabilità enorme per tutto quello che sta accadendo sul territorio e deve dare delle risposte, perché deve far ripartire questa città. Ok. Bene, allora stabiliamo questo cronoprogramma, ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro, l'ultima parte con l'USB, e parleremo di polizia locale. È nata una nuova, o meglio sta nascendo una nuova amministrazione,
c'è un nuovo sindaco. Beh, le problematiche della polizia locale, così neglette, abbandonate, dimenticate per 10 anni, dovranno ricevere necessariamente delle risposte. Intanto noi ringraziamo gli amici di appunto Tecno Messapia. Io sono un giornalista d'assalto, sono un giornalista scomodo, sono un giornalista che rompe le scatole e vi posso dire che quando vedo questi drammi mi duole il cuore, perché mi sento appartengo a questo territorio e mi diverto, Rizzo, a sfidare il potere. Proprio ce l'ho nel DNA. Mi voglio divertire, voglio vedere cosa devono dire De Vincenti, cosa deve dire la Bellanova. Tempo al tempo, fra un po' riprendiamo. Ho voluto mantenere un profilo corretto in queste elezioni, rispetto al mio carattere che è abbastanza irruento, abbastanza così d'assalto, perché era giusto che determinate mie idee, determinate mie convinzioni non inficiassero la campagna elettorale. Il cittadino deve decidere con la propria testa. Per ora la giostra delle elezioni è finita e ora devono arrivare le risposte. E le risposte devono arrivare soprattutto dal Parlamento, dalla Camera dei Deputati, dalla Camera dei Senatori e dalla Regione. Pubblicità, a tra poco. Bene, ci siamo, ultima parte di Polifemo e allora un'analisi a tutto tondo dell'area ionica e non solo, delle varie problematiche occupazionali e non solo, con gli amici dell'USB, con il coordinatore provinciale di Taranto, appunto Francesco Rizzo. E allora Rizzo, questa parte, questi ultimi 20 minuti saranno dedicati alle problematiche della polizia locale, motivo per il quale abbiamo il rappresentante appunto del settore, appunto Angelo Ferrarisi. Buonasera. E allora Rizzo, una nuova amministrazione, amministrazione nuova, problematiche vecchie per il settore della polizia locale. Ecco, ci sono una serie di problemi irrisolti. Noi pretendiamo, come dire, che le prime operazioni che il nuovo gruppo dirigente del Comune di Taranto deve fare sono un'operazione di chiusura, come i 6 precari cui non è stato rinnovato il contratto per, secondo noi, una serie di giochetti politici, guarda caso a ridosso delle elezioni. Quindi ci sono 6 lavoratori che stanno in questo momento senza lavoro dopo che per più di 3 anni hanno prestato con diligenza hanno dato il loro contributo alla decimata pattuglia dei vigili urbani di Taranto, perché non ricordiamo che noi siamo, credo, molto al di sotto del 50% dell'organico che dovrebbero avere i vigili urbani a Taranto. Ma sui dipendenti comunali, idem, vi darà Angelo dopo, ci sono una serie di problematiche, loro devono rispondere, devono dare risposte vere questa volta, partendo dal fatto che non si può continuare a chiedere ai dipendenti di fare i sacrifici mentre si sperpera a destra e a sinistra denaro pubblico. E allora, voce e idee e pensieri ad Angelo Ferrarese. Allora Ferrarese, noi abbiamo fatto molti incontri qui con USB e abbiamo denunciato il silenzio assoluto da parte dell'amministrazione comunale. Ora arriva un nuovo sindaco, speriamo che sicuramente verrà nominato un assessore alla polizia municipale, visto che finora avevamo lo Stefano onnisciente, lui sapeva di tuttologo e quindi poteva fare tutto. Assessore alle finanze, assessore alla polizia municipale, da dove ripartire? Cioè, quali saranno i punti che voi, quelli principali che voi porrete sul tappeto per la nuova amministrazione? Buonasera, innanzitutto l'Unione Segrale di Base, pubblico impiego del Comune di Taranto riparte da una vittoria, in quanto dal 1° di ottobre 150 lavoratori inseriti in maniera proditoria in terza fascia di merito avranno la progressione economica orizzontale, tanto agognata e non prevista e non calendarizzata da nessuno. Ci ha creduto solo l'Unione Sindacale di Base, che ricordo ha fatto per questa vertenza 2 scioperi altamente partecipati e inoltre con una
un numero ristretto di lavoratori ha occupato la delegazione trattante, quindi la sala dei bottoni che ci vede ad oggi esclusi, ma domani protagonisti, quindi oggi possiamo dire che l'Università di Gallibase ha raggiunto per 130 lavoratori del comune di Taranto l'agognata progressione economica orizzontale che a fronte di un contratto fermo da, parlo del pubblico impiego, da 9 anni, si può dire una vittoria significativa della nostra sigla sindacale. Noi in più circostanze avevamo denunciato stipendi da fame. Esatto, ed è proprio grazie alla denuncia fatta dall'Università di Gallibase, proprio da questa emittente, da questa trasmissione, diciamo, l'ente locale ha potuto, diciamo, ecco, la nostra sigla sindacale ha potuto far conquistare a questa ulteriore fascia di lavoratori un minimo riconoscimento economico che oggi quantifichiamo in 80 euro lorde, che comunque vanno a calmare quella lacuna contrattuale che vede gli impiegati del pubblico impiego fermi da 9 anni. È infatti soggetto di un aumento contrattuale nazionale, parlo di contratto collettivo nazionale, di sole 85 euro a regime. Tra l'altro io su questa rinnovo contrattuale, quindi parlo del rinnovo contrattuale del pubblico impiego, ricordo a tutti che Unione Sindacale di Base, unica voce diciamo di controcanto, ha proposto come adeguato rinnovo contrattuale per i lavoratori del pubblico impiego ben 300 euro. E tra l'altro la non marginalizzazione della privatizzazione della fascia contrattuale. Ecco, un altro aspetto che mi preoccupa è quello della insufficienza dell'organico, perché da un lato il cittadino non riceve i servizi adeguati, dall'altro voi ovviamente siete sotto stress e quindi chiaramente non si riesce a dare al cittadino quel servizio che meriterebbe. E purtroppo anche il vostro numero esiguo, purtroppo molte volte è il vigile urbano che ingiustamente viene preso di mira, perché il cittadino dice: ecco la macchina in doppia fila, ecco la macchina davanti allo scivolo per i disabili, e i vigili dove stanno? Ma i vigili, il numero dei vigili, quello è. Io su questo ricordo a tutti che l'Unione Sindacale di Base è stata l'unica sigla sindacale che ha incalzato in maniera incessante l'amministrazione Stefano, ormai passata, sull'organico, quindi l'unica USB è stata l'unica a denunziare l'organico carente del corpo di polizia locale, l'USB è stata l'unica sigla sindacale a farsi promotrice del bando concorsuale per numero 2 posti da vigile urbano, l'Unione Sindacale di Base è stata l'unica sigla sindacale che ha denunziato all'opinione pubblica e all'apparato comunale che la commissione per il concorso, così come è composta, è irrituale, cioè ovvero è illegittima. L'Unione Sindacale di Base inoltre è stata l'unica sigla sindacale che ha difeso la dignità e il salario di 5-6 lavoratori a tempo determinato di Taranto, del comando di polizia locale, tra l'altro cacciati, io direi cacciati proprio in malo modo, nonostante il feroce bisogno di un corpo che vede su strada solo 28 addetti. Le tengo a precisare un'altra cosa, che c'è un esercito di generali. E i soldati dove stanno? Esatto, ma questo tutti dietro le scrivanie. Ma su questo io le dico, sono parecchi vigili urbani avanti con l'età. Sto riconoscendo la realtà, dico, fisicamente acciaccati, certo. Il dato è che su un totale di 160 solo 28 stanno per strada. Chiaramente poi scatta quel meccanismo che dicevi tu, cittadino si arrabbia perché e scarica sui vigili, però il cittadino non sa che il vigile è sottopagato e sottorganico. Ecco. Però io, Ferrarese, parlo da cittadino, non da giornalista. Io vedo molte volte, soprattutto vigilesse, nelle pattuglie a presidiare verso all'altezza del ponte girevole, per carità, è giusto, però vedo una sproporzione, ovviamente queste sono scelte dirigenziali del comandante, delle alte sfere,
una sproporzione tra i vigili che stanno nel centro, nelle pattuglie, e i vigili che invece non stanno, non si vedono le pattuglie, nelle periferie, nelle zone calde, dove effettivamente lì sarebbe più opportuno la loro presenza rispetto al centro. Queste ovviamente sono scelte, perché poi alla fine il vigile che sta in pattuglia dice, come si suol dire, attacca il ciuccio dove vuole il padrone, mi mandano lì e lì vado ad espletare il mio servizio. Ma su questo, direttore, su questa osservazione giusta che lei fa, io tengo a precisare una cosa, che ormai l'organico del reparto mobile di abilità in termini di numeri è così ridotto che praticamente è come una coperta troppo corta, troppo lunga, cioè non si riesce ad assicurare la giusta attenzione a tutta la cittadinanza proprio per via del numero sparuto di pattuglie. Tenga presente una cosa, noi abbiamo incalzato, come ho detto prima, da vicino in maniera incessante l'amministrazione Stefano, tanto più che col decreto Madia lo Stato dà la possibilità agli enti locali di effettuare il turnover al 100%, cioè quindi di sostituire nella pianta organica il vigile che va in pensione con un'altra unità al 100%, e questo solo per il comando di polizia locale. Ma le tengo a precisare un'altra cosa, che la politica al massacro effettuata in questi 10 anni da uno stefanismo imperante ha prodotto questi seguenti effetti che noi abbiamo sempre denunziato. Se ci sarà il melluccismo, speriamo di no. Noi guardiamo, diciamo, la nuova amministrazione con attenzione e con desiderio di veder cambiare un attimo le cose per quanto riguarda il benessere dei lavoratori, tenendo presente che il dottor Melucci in campagna elettorale ha sempre detto di voler fare un discorso inclusivo nella sua amministrazione per quanto riguarda le relazioni sindacali. Ora su noi su questo lo a breve vorremmo avere un incontro proprio per dire, ecco, ora noi siamo qui, tu sei il primo cittadino di Taranto, abbiamo finalmente questa politica inclusiva delle relazioni sindacali. Anche perché, direttore, io su questa cosa voglio dire una cosa. Per i problemi che ha, quando parliamo di rilancio della macchina amministrativa del Comune di Taranto e dei problemi del cittadino, sono la stessa cosa, e non si può avere una politica esclusiva delle forze sindacali realmente rappresentative dei lavoratori quando si dice di voler lanciare una macchina amministrativa che vede 900 dipendenti del Comune di Taranto fare a meno della produttività, mentre sempre la passata amministrazione, a fronte di questo taglio, creava 12 nuovi mini dirigenti con un vero e proprio colpo di mano effettuato dai dirigenti nominati, io tengo a dire, dalla vecchia amministrazione, che ci rimangono in eredità. E quando si parla poi di discontinuità della macchina amministrativa, ecco, noi vorremmo anche, e spero che arriveranno queste risposte dal dottor Melucci, vedere cosa significa discontinuità per questo nuovo sindaco, a cui auguriamo un buon lavoro. Quanto a discontinuità, al momento l'unico elemento diverso rispetto all'uscente amministrazione è la presenza l'assenza ora del sindaco di Stefano, che per carità è un elemento, è una cifra determinante, però l'amministrazione, gli uomini e i partiti sono pari pari quelli dell'amministrazione Stefano, tolto Stefano. Speriamo che con una nuova guida, quella di Melucci, ci sia un andazzo diverso, no? Noi se posso dirlo, ma non è una battuta, noi abbiamo avuto dei confronti, abbiamo parlato un po' con tutti. Io ricordo quello che ho detto a Melucci, poi tra l'altro. Noi diciamo chiaramente che bisogna ripartire, bisogna dare risposte ai dipendenti comunali, anche per mettere nelle condizioni il dipendente comunale di dare risposte al cittadino. E noi abbiamo detto due cose possono succedere: a un certo punto voi incominciate a fare veramente il vostro lavoro, quindi dare risposte alle esigenze delle persone, o l'alternativa sarà che l'Unione Sindacale di base si piazza sotto il comune e non vi fa scendere per i prossimi 5 anni. Noi le abbiamo detto proprio in questi termini. Però, come dire, la speranza... Starebbero bene, che sono abituati, le poltrone piacciono, quindi tutto sommato, no? La speranza, come dire, l'ottima a morire, io mi aspetto, come dire, che ci sia veramente un'inversione di tendenza
e che ci si incomincia a dare risposte serie, soprattutto in una città che sta soffrendo anche del male dell'immobilismo, perché quello che la politica non ha fatto in questi anni è lo scatto in avanti, no? Il fatto di dare soluzioni alle tante tante problematiche. Ferrarese, interpretando un po' quello che dice l'uomo della strada, quello che dicono i cittadini, no? Taranto vive la piaga dell'abusivismo, dell'illegalità. È chiaro che l'azione dei vigili urbani non può essere unica ed unitaria, ma deve essere ovviamente accompagnata dall'impegno delle forze dell'ordine. Solo un'azione coesa può sortire qualche effetto. Però l'aspetto preponderante è quello che urta proprio la coscienza di ognuno di noi, è vedere questo abusivismo che veramente è uno schiaffo in faccia. Perché vedi, da un lato i controlli nei ristoranti, nei locali, ed è giustissimo, vanno fatti. Poi vedi agli angoli delle strade, sotto un sole, sotto 35-40 gradi, un bell'ombrellone, quattro cozze, il secchio dell'acqua putrida e questi mitili che vengono venduti. Stupido, è pazzo, è folle chi se li compra, ovviamente. Ma comunque, magari si risparmia un euro e la gente rischia pure la propria salute. Oppure vai nel centro di Taranto la domenica sera, nel salotto buono della città, in via d'Aquino, e trovi davanti ai negozi che vendono le scarpe di marca, trovi di tutto di più gli abusivi che vendono marchi contraffatti a 3-4 metri dai negozi. Domanda: ci sono i dritti e ci sono i fessi? Taranto sembra come Forcella. E dico Forcella di Napoli, Napoli per me è la città più bella del mondo e l'adoro, però il paragone va fatto. Assolutamente no, questa è una situazione, diciamo, di barbarie, diciamo, del vivere civile che dovrebbe essere arginata. L'argine, io ritengo, senza nulla togliere alle altre forze di polizia, diciamo, dovremmo essere noi, anche in virtù soprattutto del decreto Minniti che è stato varato poco tempo fa, che prevede tra l'altro per alcune figure diciamo, dedite a queste attività, diciamo, abusive, l'introduzione del DASP urbano. Come c'è lo stadio. Esatto. Ora, su questa cosa qui noi come Unione Sindacale di Base abbiamo il nostro pensiero, abbiamo la nostra politica. In buona sostanza noi rivendichiamo come Unione Sindacale di Base la centralità delle funzioni professionali della polizia locale, che non sono certo l'operare diciamo, sul tema della pubblica sicurezza, che non ci compete. Noi rivendichiamo la centralità e la professionalità dell'agente del vigile urbano per quanto riguarda le professionalità acquisite sul campo, e per cui ci si richiede il diploma al momento del concorso, e sono poi in buona sostanza le professionalità che le altre forze di polizia ci invidiano e ci vogliono levare. Certo è che il problema, diciamo, in una città dilaniata proprio socialmente dal dramma occupazionale, vi è. E su questo io penso che la panacea, diciamo, la soluzione al problema dell'abusivismo è sempre la stessa: espletare in tempi ragionevoli ed utile un concorso per l'assunzione di almeno 100 unità di agenti. Con questi diciamo, predisporre delle squadre che già ci sono preposte, ecco, Ferrarese, ma io direi, nelle more di questa carenza di organico della polizia municipale, ecco che le altre forze dell'ordine, le forze di polizia lato sensu intese, dovrebbero sopperire all'inadeguatezza numerica, cioè il signor questore, il comandante dei carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, dovrebbero far sì che quelle unità di cui ha bisogno il territorio siano da loro stessi garantite. Perché d'altronde, se io devo andare, io Luigi Abbasi, se io fossi sindaco, la prima cosa che farei andrei a sgomberare tutta via Temenite. Però per farlo intanto lo posso fare in quanto ho le unità, non posso farlo con quattro vigili, devo chiamare l'esercito, tra virgolette. Lo posso? Prego. Essere un po' controcorrente rispetto al ragionamento che stai facendo.
Io credo che poi non è che poi mi etichettano del fascista, no? No, 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 perché qua se uno dice rispettiamo le regole diventa fascista. Le regole vanno rispettate. Però quando prima dicevamo che la politica deve fare la politica deve generare lavoro. Cioè il fatto che sono tutti in affanno, i vigili urbani sono in affanno, i carabinieri e la polizia sono in affanno, anche perché Taranto è una città che ha una serie di particolarità, altissimo tasso di disoccupazione, servizi ridotti praticamente a zero e come dire, tasso di delinquenza molto elevato, non dimentichiamo questo. Tutto ciò secondo me dipende dal fatto che abbiamo una politica talmente, come dire, vuota che non ha avuto la capacità di produrre lavoro. Se noi produciamo lavoro probabilmente avremo molto meno abusivi, molto meno delinquenza e gli interventi si faranno solamente su coloro che vogliono, come dire, hanno come ambizione quella di vivere da abusivi. Per il resto, come dire, lo chiarisco, c'è tanta gente che purtroppo vive in quelle condizioni, anche e soprattutto perché a famiglia deve dare risposte, okay, che non riesce a dare in altra maniera. Bene, e allora siamo al momento della conclusione. Abbiamo fatto questa bella chiacchierata con l'USB, abbiamo parlato delle problematiche di dell'ASL, stavo dicendo, dell'ILVA, parleremo anche di ASL in una delle prossime puntate, di Tecno Messapia, abbiamo parlato delle problematiche della polizia locale, dei dipendenti comunali. Che dire, Rizzo? L'appuntamento con Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, visibile in tutta la Puglia e in parte della Basilicata, nonché Sky 879, Viva l'Italia Channel, piattaforma Sky, visibile in tutta Italia, tutta Europa, paesi arabi e Nord Africa, abbiamo quasi tutto. Bene, ci vedremo se Dio vorrà la prossima volta, la prossima settimana, venerdì prossimo. Noi siamo liberi, come l'aria, questi sono spazi autoprodotti, autogestiti ed autofinanziati dal sottoscritto, che può dire quello che vuole, che dà spazio a certe realtà, come abbiamo visto, di Tecnomessapia, gente che soffre e che altre emittenti, altre sigle sindacali e le forze politiche hanno ignorate, è la bellezza e la libertà di essere liberi. Per questo lo dico con orgoglio e con presunzione. Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.